iniziata l'ottava giornata del girone di Serie D tra Livorno e Seravezza, lo scontro diretto che parte subito con il possesso per il Livorno che si spinge in avanti. Giordani fermato da Salerno. Perché mantiene il possesso per il Livorno e allora Frati si fa vedere Bellini, si butta anche Cesarini, ecco il numero 20, Bellini dentro per Frati, è buona, attende Frati, può fare la sponda, Bellini carica il destro, palla fuori di pochissimo, lampo del Livorno al 20°, nello stretto voleva Brugognone ma recupera il Livorno con Luci, in verticale per Cesarini, si alzano gli Amaranto, Cesarini ne salta uno, ne salta due, vuole anche il terzo, Cesarini prova il tiro, fuori di pochissimo. Aumenta il traffico, arriva adesso il cross di Bedini nel mezzo a cercare Mannucci che stacca di testa e fa un'azione pericolosissima. Ronchi, e qui attenzione perché Albieri sbaglia la consegna direttamente a Benedetti. Benedetti buca la porta, non perdona Albieri e sblocca la partita per il Seravezza, è 1-0 al 37°. Benedetti gela l'Armando Picchi. Bedini, Granaiola, finisce qui il primo tempo, finisce in vantaggio per il Seravezza. Qui ci sono delle proteste perché l'assistente ha chiamato il recupero, l'arbitro ha fischiato, protesta tutta la panchina di Livorno, tutto il Livorno, c'è l'assistente che ha la lavagnetta illuminata con il numero 3 a indicare il recupero. Granaiola respinge un po' le proteste ma si crea adesso il capannello. Evidentemente qualcuno ha chiamato il recupero, l'arbitro non ha sentito e ha deciso di fischiare. Il Livorno rientra, rimane Luci a protestare e anche Cesarini e poi l'assistente con la lavagnetta che è sempre indicare illuminata, indicare il minutaggio da recuperare. Ci siamo, è iniziato il secondo tempo tra Livorno e Seravezza, decide fin qui il gol di Benedetti, possesso subito del Seravezza che vuole spingere in profondità, poi recupera Livorno. Dall'altra parte c'è Bellini, ha spazio Bellini, finta, sterzata, arriva il cross nel mezzo dalle parti di Giordani, la blocca Lago Marzini. Finta il cross, adesso arriva nel mezzo, dove c'è Nocchi, spizza Camara, palla fuori, Brugognone cerca lo spunto, attenzione Benedetti, passa Benedetti e qui fa un miracolo Albieri che nega la doppietta e il doppio vantaggio al Seravezza e a Benedetti, si difende il Livorno. 5 punti dalla fine. Attenzione, si apre lo spazio per Bedini che pensa al destro, illusione del gol, palla rimessa dal fondo, Sombrero, Mouton, destro nel mezzo, non arriva l'impatto di Cesarini, la blocca Lago Marzini. Luci, palla in profondità, Cori di testa, spizza, è buona, attenzione c'è Cesarini, segna Cesarini ma è fuori gioco, si alza la bandierina, era al di là della linea Alessandro Cesarini. Luci, arriva il cross di testa, Ronchi, palla fuori, attenzione che qui spizza Mugelli per Camarlinghi che ha spazio, Camarlinghi entra nel campo, alza la testa, Camarlinghi destro, palla che bacia la traversa e poi salva il Livorno. Ora a cambiare fronte su Camarà che ha spazio, potrebbe andare, arriva lo spiovente nel mezzo a cercare Cori, si allunga la maglia, Cori rovesciata, brivido del Livorno, palla fuori, da 3 punti importantissimi in uno scontro diretto contro il Livorno grazie al gol di Benedetti
partita anonima, vuota, da parte degli uomini di Favarin. Daniele, ti chiedo che prestazione hai visto con un Seravezza che è venuto qui all'Armando Picchi, non ha rischiato più di tanto, ma porta a casa 3 punti. Ma onestamente il Seravezza sapevamo che era una squadra pratica che sarebbe venuta a giocarsela, e ancora una volta purtroppo all'Ardenza è Livorno che delude, perché nel secondo tempo sinceramente sono state pochissime le occasioni pericolose costruite dalla formazione di Favarin, quindi un risultato tutto sommato secondo me che si può anche prendere, si può accettare. Sicuramente c'è da lavorare, c'è da cambiare assolutamente trend, soprattutto in casa, perché adesso insomma questo è uno scontro pesante, perché il Seravezza sale al secondo posto, la Pianese si è confermato il risultato di Ponzacco, addirittura ora dista 5 punti da Livorno con lo scontro diretto in vista, anche se è stato rimandato, quindi non un buon momento per il Livorno, soprattutto tra le mura amiche. C'è da sicuramente cambiare qualcosa e da rimettere le cose in sesto, c'è anche un pochino di nervosismo in tribuna.